Eccoci nella rubrica Tocca a noi con Paolo Bellini. Buongiorno. Allora, gli ascoltatori sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ha già ricevuto diversi messaggi, proprio l'attendevano nella rubrica Tocca a noi. Però prima vorrei leggerle una ultima ora. Maestra assenti, bimbi che restano fuori. Succede a Roma, chiuso il cancello dell'asilo. A gran parte degli alunni della scuola materna di Casalbianco a Roma è stato impedito l'accesso a causa dell'assenza delle loro insegnanti. Tre maestre su quattro infatti non sono presenti, le supplenze non sono arrivate, seguendo il regolamento del comune secondo cui a ogni insegnante possono essere assegnati al massimo 20 bambini. La coordinatrice ha chiuso il cancello lasciandoli fuori. Complimenti all'organizzazione. Sicuramente non è stato avvisato nessuno, io non capisco, sono questi misteri, spero che qualcuno approfondisca il tema e prenda provvedimenti se c'è la mancanza del rispetto delle norme, delle regole e della convivenza civile, naturalmente, e questa è la cosa principale. Allora, senza voler andare a picchiare sempre sulla Croce Rossa, diciamo così, sempre andare a far piovere sempre sul bagnato, però è un tema di discussione in questo periodo. Per quale motivo però effettivamente nel pubblico ci si assenti così facilmente, nel privato quantomeno ci si mette d'accordo con i colleghi, eccetera, perché insomma si ferma Nel pubblico c'è un problema di fondo, che c'è un sindacato pluripresente e che difende sempre l'oltanza, sempre, comunque, ovunque, anche quando c'è una mancanza chiara e evidente. Il problema è solo questo, e qualcuno se ne approfitta di questo fatto, ahimè. Allora, dunque, c'è un altro tema anche che vedo gli ascoltatori hanno già toccato, tra l'altro, in alcuni casi. Adesso staremo anche ovviamente parleremo anche magari del governo, però in uno o due messaggi, anzi in più di un messaggio, dicono tutti contro il Papa e i preti, contro i cattolici e tutti dire viva l'amore, ma dell'amore nei confronti dei figli, della loro dignità e integrità psicologica non ne parlano. Che bello crescere con due drag queen, dice Nadia, per esempio. Possiamo parlare di questo tema di cui si discute? Lei ha già detto, tema importantissimo, non è una priorità. La volta scorsa. Cioè, la cosa fantastica è che è da 15 giorni che media, televisioni, giornali, TV in tutte le salse, telegiornali in tutte le salse, abbiamo il Parlamento bloccato sulle unioni civili. Guardi, ecco, leggo anche una mail. Se voi pensate che in Italia sia questa la priorità, se il dramma della nostra convivenza civile, se il dramma della nostra convivenza sociopolitica e economica sia questo, vabbè, lascio a voi giudicare. Dopodiché, che sia giusto o che sia sbagliato, quello è un altro paio di maniche e potremmo star qua delle ore a discutere. Io l'unica cosa che dico, ma è il caso oggi di impegnare il Parlamento in una diatriba di questo tipo, in una battaglia di questo tipo, perché alla fine è una battaglia, quando abbiamo cose ben più gravi, ben più impellenti, con tutto il rispetto, perché ogni problema deve avere la sua importanza. Però io credo che oggi le cose da affrontare in maniera prioritaria siano ben altre. Cioè, mentre nel resto d'Europa si parla di lavoro, di economia, di terrorismo, di banche magari, noi, visto la cappellata che hanno fatto col bail-in, la cappellata che è stata fatta, magari, e al posto di alzare la voce e battere i pugni, poteva fare in maniera molto semplice, come molti altri stati hanno fatto nella comunità europea, la normativa che i tedeschi, che la Germania con l'Unione Europea ha buttato sul campo. Bastava fare una moratoria, sospenderla per alcuni mesi, per capire fino in fondo cosa poteva succedere, perché così fanno le persone che usano il cervello, non quelli che vogliono battere i pugni per far vedere che reagiscono. Dopo vedremo anche altre cose. È inutile fare le interviste o fare i Twitter. A governare si devono fare le azioni, e le azioni sono queste: si faceva una moratoria, si sospendeva in maniera temporanea per approfondimenti il bail-in. Allora, le leggo anche una mail. Mi dà profonda irritazione la presenza massiva sulle reti pubbliche RAI di ogni singola comunicazione o battito di ciglia Vaticano, dice invece un ascoltatore. Secondo me
Roma c'era secoli prima di Cristo, il Vaticano dovrebbe naturalmente stare a Nazareth e non in Italia. Oddio, qua è un po' antistorico forse, perché San Pietro è venuto a Roma. Ma probabilmente dà fastidio a lui, cioè non è che provochi fastidio più di tanto, fanno il loro mestiere, punto. Come molti altri che sono sui giornali quotidianamente, sono in televisione quotidianamente, parlo di molti politici, e sbandierano slogan a tutto spiano e vomitano oscenità a tutte le ore, il Vaticano fa il suo lavoro, il Vaticano difende una sua posizione. Ognuno di noi può poi discendere se è corretta, se è sbagliata, se seguirla o non seguirla, punto. E naturalmente criticarla, non c'è nessun problema, però che dia fastidio, vabbè, le darà fastidio, però cambi canale. Certo, stavo guardando anche Laura che scriveva, si parla del diritto ad avere figli, non del fatto che la crisi, varie scelte politiche, eccetera, hanno impedito a milioni di coppie per almeno 20 anni di avere figli perché non potevano farlo per una questione di lavoro e di economia. Chiedo scusa a Laura se ho accorciato la sua mail, il suo messaggio anzi. Cioè le unioni civili parlano di avere figli per chi ha problemi di lavoro, chi ha problemi di lavoro? Dice si parla tanto appunto di unioni civili, ma il signore il fatto che le coppie, mettiamo tra virgolette, normali, tradizionali, invece da 20 anni non riescono a avere... un dato recentissimo, l'Italia ha avuto un calo di 150.000 unità, cioè ci sono stati 150.000 nati in meno rispetto ai decessi. Brescia sono 180.000 persone, inclusi gli immigrati, secondo il censimento. Abbiamo perso una città in un anno. In Europa alcuni stati hanno anche di questi tra virgolette problemi. Allora, facciamo una cosa, fermiamoci un attimino con Paolo Bellini nella rubrica Tocca a noi, ci troviamo tra un po' di minuti nella seconda parte. Seconda parte della rubrica Tocca a noi, gli ascoltatori sempre invitati a partecipare alla trasmissione. C'è un altro argomento adesso sul quale passiamo un attimo, perché comunque è divertente obiettivamente. Bisogna vestire la cultura, infatti abbiamo fatto una bella figura barbina con le statue coperte. In Italia la cultura è sempre ferma, la definisce anche. E un altro ascoltatore dice i monumenti in scatola per il leader persiano, appunto la Persia o antica Persia o Iran attuale, giustamente. E siamo arrivati anche a questo. Però loro non sapevano nulla, Renzi e Franceschini non sapevano nulla. Ma perché non sa mai nessuno? Non sa mai nessuno. Sono questi misteri della fede. Loro sanno che però ci sono i contratti dai miliardi di euro e questo e quell'altro. Ma il nostro problema è questo qua. Allora, se noi vogliamo che anche che ci sia un inserimento nella nostra società da parte chi non è del nostro paese, se vogliamo anche, diciamo così, che si trovino all'interno dei nostri usi, dei nostri costumi, dobbiamo anche un attimo mantenere dei punti cardinali fissi. Cioè, non è che noi ci dobbiamo adeguare a chi arriva all'ultimo minuto. Secondo me loro si devono un pochino adeguare alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, alla nostra storia. Oltretutto qua non mi sembrava fosse niente di che, erano 4-5 statue. A parte, io sapevo che un tempo sapevo che si investivano denari per mostrarle le opere d'arte. Oggi cosa succede? Si investono i denari per coprirle, per nasconderle? Cioè, non lo so. Dunque c'è anche chi dice, però intanto l'Iran ha il petrolio e comunque il leader, che è anche un leader religioso oltre che politico, ha chiesto al Papa di pregare per lui. È un segnale comunque importante questo. Possiamo conoscerlo, insomma. Quello lo può anche chiedere, forse di pregare per lui che rinsavisca, visto che nell'ultimo anno ne ha ammazzati 1.000, quindi ha fatto 1.000 esecuzioni tra chi è omosessuale piuttosto chi è fedele, piuttosto che la donna che ha tradito il marito piuttosto che lui gli occupa, lui li tira fuori dalla sguazza, come si suol dire. Allora, le unisco più messaggi ora, così facciamo prima. Luisa scrive, posso chiedere di parlare degli organi di informazione che hanno parlato, per esempio il caso Quarto, che alla fin fine poi è una bolla di sapone, ha sentito l'intervista in televisione, dice in compenso non parlano degli oltre 1.000 comuni
gestiti da PD o altri partiti, collusi chiaramente con la mafia. Brescello, giunta interamente pidista, per essere sciolta perché appunto ha dei grossi problemi con la camorra, ma non lo dice nessuno, accade in questi giorni. Alcuni messaggi dicono: ieri Renzi ha preso in giro per quarto e ha taciuto sui 1000 comuni in mano alla mafia, dice un ascoltatore o ascoltatrice. E un altro dice, non sono firmati questi messaggi, ma comunque dice: se il ministro Boschi fosse stata di un altro partito sarebbe nei piombi di Venezia a questo punto. Certamente, certamente. Dopodiché questo è anche un problema di come qualcuno in maniera nemmeno tanto velata riesca a mettere il bavaglio agli organi di informazione. Dopo non so, loro dicono che sono liberi, lo dicono loro, dicono che loro comunicano la realtà, ciò che succede, beh, però non tutto, quello che fa comodo probabilmente. E c'è un altro, anche qua, stiamo saltando di palo in frasca apparentemente, però non è vero. Parliamo anche di Marò, dice un messaggio. Ok, dice, la situazione va risolvendosi, ma a che prezzo? Due innocenti sbattuti in carcere, all'agonia internazionale, con la paura della pena di morte, uno colpito da ictus. Davvero un bel lavoro da parte dei nostri governanti, giusto dar loro la fiducia, dice ironicamente. Ma io non so se va risolvendosi il problema di Marò, sono sempre là. Anche se un Marò è qua in Italia appunto perché ha dei problemi di salute, ma l'altro è sempre là e non c'è nulla all'orizzonte che possa far pensare che la questione, non dico sia terminata, ma quantomeno veda la luce in fondo al tunnel. Questo veramente cioè, non ha commenti, perché è da 4 anni, 3 anni che stiamo qua e probabilmente non c'è nemmeno la capacità di avere un po' di amor di patria e di rispetto nei confronti delle persone che hanno eseguito un ruolo che gli è stato assegnato. Ed è provato che non sono stati loro a sparare, questo è provato. Nei documenti anche... Sì, sì, beh, sono proiettili incompatibili. Esatto, anche nei documenti dei periti indiani. Quindi credo che più di questo non so cosa dobbiamo aspettare. Vedi, Roberto nella mail dice: sono passati 70 anni e oggi c'è ancora tanta gente che ci vorrebbe togliere la libertà di pensiero, di agire, di fare solo perché sono eletti, ma ci sono persone diverse che non vanno eliminate ma che devono avere gli stessi diritti degli altri. In Italia non abbiamo capito niente, dice Roberto. Renato invece anche dice: vorrei chiedere cosa ne pensa del fatto che abbiamo governanti che se ne infischiano delle leggi ed eventualmente se le fanno ad persona, ma anche dice. È la realtà. Stanno stravolgendo tutto a loro immagine e somiglianza, a quello che gli fa più comodo, rispondendo a delle logiche che sicuramente non sono logiche che servono al popolo, alla gente e ai problemi che stanno subendo le persone. Questo purtroppo è un dato di fatto e lascia sbalorditi. Allora, rimanendo sul tema dei monumenti, Claudio scrive: a me dà fastidio il fiato del mio collega albanese che mangia l'aglio, posso mettergli un cartone in testa? Dagli una mentina, offrigli una mentina. Il rimedio a Claudio, che si aveva a scuola quando il tuo compagno di banco aveva quel problema, era munirsi di mentine. Io esatto. Offri una mentina e vabbè, e magari gira un pochino la sedia. Allora, no, il problema è di affiatamento poi tra colleghi, giusto per... Dunque, un'altra mail di Franco, chiedo scusa se l'accorcio, però è molto interessante. Il cittadino diventa da padrone ad affittuario degli immobili di sua proprietà e l'affitto viene riscosso dalle banche incrementando le tariffe che gli paga per gli stessi servizi. Un esempio pratico: un tedesco non paga l'autostrada, un pendolare italiano da Varese a Milano, quindi anche un tratto abbastanza breve, spende oltre 1700 annui per 220 giorni di lavoro di soli pedaggi che finiscono in tasche private e incrementano per ripercussione tutti i prezzi di beni, servizi al consumo e la competitività delle aziende. Rovesciare il tavolo è una partita truccata con dei bari e i bari vanno puniti con la massima energia, dice Franco, che cita l'Islanda. Però è vero, obiettivamente. Adesso stanno facendo anche i calcoli sulla ferrovia veloce che costerà oltre 4.000 euro all'anno di abbondamento da Brescia, non da Desenzano, da Brescia a Milano. L'ho detto anche l'altra volta, qui continuiamo a sentire qualcuno che con gli slogan dice che diminuisce il debito pubblico, il fabbisogno dello Stato diminuisce, diminuiscono le tasse.
la realtà è ben altra. La realtà è che nei primi 10 mesi dell'anno scorso il fabbisogno, la spesa pubblica è aumentata di 40 miliardi di euro e le imposte sono aumentate di 11 miliardi di euro rispetto al 2014. Quindi nei primi 10 mesi del 2015 il fabbisogno dello Stato è aumentato di 40 miliardi, la spesa pubblica è aumentata di 40 miliardi e le imposte sono aumentate di 11 miliardi. Questi sono dati di Banca Italia, né? Cioè non è che me li invento io. Primi 10 mesi, quindi gennaio-ottobre 2014, gennaio-ottobre 2015, è aumentata sia la spesa pubblica quanto le imposte. E non di poco, stiamo parlando di circa un 11%, 11-12% per quanto riguarda 12-13% per quanto riguarda la spesa pubblica e un 4% per quanto riguarda le imposte, le tasse. Non so, però c'è qualcuno che continua a twitterare che va tutto bene, che la locomotiva, anzi stiamo volando, che la spesa pubblica sta calando, che le imposte stanno calando e avanti il circo continua. Allora, Ciro dice amaramente, dice: scusate, leggiamo il messaggio, ma noi non siamo mica quelli delle tende a Roma quando arrivò Gheddafi e delle Amazzoni con Gheddafi, siamo Italia purtroppo, dice Ciro. E non so chi scriva, abbia scritto prima: quando viene a farci visita Olanda dobbiamo coprire i bidet. Tra l'altro sono un'invenzione francese, che però in Francia non ci sono. Beh, è di Spurchino, come dice sempre. I nostri amici con la bandiera, con l'ultimo colore blu, che è la Tour Eiffel, la grandeur. Si lavano poco la grandeur. E poi, basta, concedetemi qualche battuta che stramatizziamo. E poi, scusate, ma voi concepite che questi qua vanno in giro in bicicletta a piedi con la baguette sotto l'ascella ed è loro un segno distintivo? Sapete che com'è condita quando arriva a casa con la baguette? Sudarsi il pane, scusi bene. Esatto. Lì veramente si sudano il pane. Allora, Bellini dice, un ascoltatore: io vado a fare il lacattone davanti ai supermercati, guadagno medio 50-60 euro al giorno, netti, senza tasse, senza redditi, più di un operaio specializzato. Ecco, qua mi viene in mente purtroppo una specchio segreto, era una candy camera che faceva ancora Nanni Loi, che andò davanti all'Alfa Romeo con un cartello: sono stufo di lavorare, datemi 10 lire. No, ecco, e dagli anni 70 a oggi non è cambiato niente, insomma, fondamentalmente. L'altro scriveva la realtà. Sono stufo di lavorare, ha scritto qualcosa magari di vero. Molti ti propinano che hanno la moglie, 10 figli, disoccupati, che hanno qualche tipo di virus piuttosto che qualcos'altro, ma nella stragrande maggioranza dei casi è che non ho voglia di lavorare. È più comodo questo metodo che dice il nostro amico qua col messaggio. Quindi Bebbe un attimo controllare un po' il tutto. Allora, un altro messaggio: in Parlamento sono assenti politici che sappiano fare, mentre ci sono molti che non sanno fare. Abbiamo usato degli eufemismi. E poi un altro messaggio anche ironico, dice: grazie Renzi, per fortuna ci sei tu che ci hai salvato, grazie. Io non so, è vero che noi abbiamo una repubblica parlamentare con tutte, la Costituzione cita determinate norme, però è anche vero che io credo che in nessun paese civile e democratico abbiano 4-5 governi che non sono stati votati dal popolo. Però sono stati, cioè, noi siamo stati espropriati di un nostro diritto dovere. La Costituzione dice che il popolo è sovrano. Io non so se è sovrano il popolo in questi ultimi anni, io non lo so. Perché va bene un governo tecnico, perché porti avanti un certo discorso e che ci porti a un'elezione democratica, ma però noi siamo di fronte a 4-5 governi, perché quello di Renzi è il quinto, con rimpasti, rigoverni, siamo di fronte a 5 governi che non sono stati votati dalle persone. Non lo so. Allora, siamo arrivati al momento del per chi suona la campana. Per chi suona la campana? Per chi suona la campana? E allora, per chi suona la campana? Ma la campana, come mi viene da sorridere. Come dicevo prima, la suoniamo a Renzi
a Franceschini e al sovrintendente di quei musei che hanno coperto le opere d'arte, perché ripeto, io sapevo che i denari dovessero essere spesi per mostrare le opere d'arte, per mostrare le bellezze della nostra patria e non per coprirle vergognandoci come dei ladri, perché queste sono opere d'arte nostre, queste fanno parte della nostra storia, indicano la nostra storia, il nostro percorso storico, la nostra cultura, la nostra tradizione. E cosa arriva? Un barbaro, perché questo è un barbaro, ammazza la gente come ammazzare le mosche, arriva un barbaro e solo per, io ne so, per compiacerlo, che poi io non so neanche se lui le avrebbe guardate, se anche se erano scoperte, se avrebbe passato oltre, perché probabilmente non ha nemmeno la cultura per poter capire determinate cose. Quindi gli suoniamo la campana, perché meritano che venga suonata questa campana. E dopo suoniamo la campana per una cosa grave che sta succedendo, speriamo che ci sia una battaglia fino alla fine da parte dei nostri rappresentanti e che venga chiusa in maniera positiva. C'è un nuovo regolamento che sta per essere approvato, quindi è al vaglio dell'Unione Europea, naturalmente fatto dai soliti noti, che vuole liberalizzare le etichette del vino. Ciò significa che i nostri vini, la peculiarità del nostro territorio, la capacità di tanti produttori di aver saputo portare a quello che è il pubblico dei prodotti di eccellenza, oggi è messa a rischio. Cioè il Lambrusco lo troviamo in qualsiasi altra parte del mondo, il Barbera, il Barolo lo troviamo in qualsiasi altra parte del mondo, il Lugana probabilmente potrebbe essere trovato in qualsiasi altra parte, il Picolit e così Aglianico e così via. Cioè altri paesi potranno scrivere Lambrusco di Spagna piuttosto che Barbera di Slovenia e quant'altro. Ecco, l'Unione Europea si sta preparando a smantellare anche questa parte produttiva del nostro paese, si sta preparando a smantellare anche queste nostre eccellenze. Io credo che il Made in Italy sia anche questo, e questa è una cosa gravissima, gravissima. Fa bene Coldiretti ad alzare gli scudi e ad alzare la voce, fa benissimo. Bene signori, termino qua, grazie a tutti e arrivederci. Grazie a Paolo Bellini. E poi che diavolo, siamo tutti italiani, siamo italiani, beviamoci sopra.